Abbiamo molti trattamenti disponibili per l'artrite psoriasica oggi. Diversamente dalla forma reumatoide, il cortisone per bocca generalmente ha poco spazio e poca indicazione in artrite psoriasica. Si parte con dei farmaci antinfiammatori non steroidei, come quelli che conosciamo tutti, l'ibuprofene, il diclofenac, piuttosto che l'etoricoxib, il celecoxib, quindi farmaci in generale antinfiammatori, dopo i quali si utilizzano i cosiddetti farmaci sintetici per il trattamento delle malattie reumatiche, in particolare il metotrexate. Quando questi falliscono si possono utilizzare farmaci biologici, soprattutto quindi anticorpi monoclonali nella maggior parte dei casi, che sono farmaci più moderni, farmaci che hanno un preciso bersaglio all'interno del sistema immunitario e che hanno un potentissimo effetto immunosoppressore e immunomodulatore. Più di recente sono stati introdotti anche dei farmaci per via orale che hanno un'efficacia direi intermedia rispetto appunto ai farmaci biologici e ai precedenti. Se si sospetta di avere artrite psoriasica, credo che la cosa migliore sia essere valutati da un reumatologo. Diversamente da altre forme, gli esami di laboratorio, gli esami del sangue servono molto a poco in questa malattia, se non addirittura a escludere altre forme di artrite. Per cui è ancora una malattia in cui la visita medica, cioè la valutazione specialistica su un lettino o eventualmente alcune indagini di imaging come la risonanza magnetica o l'ecografia articolare sono in realtà ancora il centro del nostro processo diagnostico.